Bentornati su Gamerscreed, ragazzi, riprendiamo da dove avevamo interrotto l'ultima volta con Chrono Trigger. Avevamo appena assistito allo schianto di Lavos sulla Terra durante la preistoria e qui ne stanno appunto parlando i nostri personaggi in mezzo alle macerie di Tyranno Lair, a quanto pare sopravvissuti all'impatto, non so come il pianeta possa essere ancora intero, e decidono di andare a raggiungere il punto dell'impatto con Lavos. In quanto, essendosi appena schiantato sul suolo terrestre, dovrà essere debole, no? Beh, se n'è già andato a quanto pare. Quindi quell'essere si è schiantato dallo spazio e ha subito scavato fino ad arrivare al nucleo del pianeta. E intanto il suo impatto ha generato dei portali. Questo già è un piccolo indizio su cosa ha creato quei portali. Entriamo qui, vediamo un po' dove ci potrà condurre. Dopotutto, qualsiasi epoca storica può rivelarci qualcosa su chi diavolo è quest'essere. Vabbè, sappiamo cos'è oramai, ma quindi bisogna capire un po' come abbatterlo. 12.000 anni nel passato. Facciamo uno scambio rapido di parti ed usciamo da questa grotta. Ed ecco qui come aveva pronosticato Asala, questa è l'era glaciale, dove a quanto pare c'è dell'alta tecnologia. E benvenuti nella mia parte preferita di tutto il gioco ed è anche tipo il centro nevralgico della trama, che ormai siamo direttamente nel cuore di Chrono Trigger. Benvenuti a Zeal, ragazzi. Se avete presente cose come l'Apiota al castello nel cielo, diciamo che è molto simile. È una civiltà che tramite la magia è riuscita a crearsi questo mondo nei cieli, molto avanzato tecnologicamente in qualche modo. Richiamo a storia di Laputa o come anche Grandia per chi di voi ha giocato a quel gioco. Intanto vediamo qua un piccolo bambino che fa una previsione molto creepy, con predicendo la morte di uno di noi, che avanti ritornerà in gioco col bambino. È uno scherzo, non è scientifico. Ancora a pensare alla scienza, Lucca? Seriamente, hai visto cose che farebbero impallidire qualsiasi scienziato oramai? Sai che non esiste solo scienza. Vabbè. L'ordine in cui ho aperto questi libri è importante in quanto ci apre questa piccola stanza segreta. Come vedete, troviamo un nu. Questa a quanto pare era la stanza del guru della ragione, ma a quanto pare ha lasciato questo piccolo servetto che ci propone una sfida. E qui è la battaglia contro i sei Nu. Ora, qui c'è un po' una fregatura. Tre di questi Nu attaccheranno mandandoci gli HP a zero. E altri tre di questi Nu ci infliggeranno un solo danno. Capite che c'è una piccola combinazione letale qui in mezzo. È una sfida ardua da reggere, perché è molto facile finire ammazzati. Quindi dovete essere molto veloci a cercare di farli fuori e state attenti soprattutto alle cure perché è un attimo quando questi esseri hanno tantissima vita e sono anche abbastanza veloci. Il payoff è abbastanza buono, abbiamo tipo una novantina di punti tecnica che ci vengono donati solo da questa battaglia, quindi sì, consiglio di farla dopo tutto. Ed eccoli lì, vedete, già ne abbiamo uno di sopra che toglierà uno. Ecco, vedete, consiglio prima di attaccare quelli sotto, apposta perché quelli sotto ne hanno ben due che vi fanno uno di danno, quindi è molto più probabile che quelli vi ammazzino rispetto a quelli sopra. Ecco, questa è un po' la situazione critica. Altissima probabilità di morte, per fortuna Crona è rimasto in vita. E abbiamo un incantesimo life. Questa sfida è segreta, potete benissimo ignorarla, ma per completezza ho deciso di mostrarla. Spam! Per fortuna non era uno di quelli che faceva male. Ho avuto due colpi vicini con Crono. Tra l'altro, adoro come in Chrono Trigger, durante le battaglie opzionali, mettono sempre questa bella musichetta tanto allegra. Come se stessimo in realtà facendo una passeggiata nel parco, ma questa è tipo una delle battaglie più letali che vi troverete a combattere tipo in tutto il gioco, quindi yay.
solamente quelli di sotto che uccidessero. Oh, a levarsi dalle scatole. C'è già stata una sentenza di morte per un paio, bisogna sperare bene per gli altri adesso. Yay, Crono va nel regno dei cieli anche lui. Ok, ora che sono rimasti in tre non dovrebbe mancare moltissimo. E la battaglia è diventata un po' più easy, visto che solo quella in mezzo può mandare via l'HP a zero, quindi... basterebbe distruggere lui per primo e poi si è tutti a posto. Come notate, a me piace utilizzare solo attacchi tripli. Oddio, non vedo l'ora di sbloccare Antipod 2. Boh, battaglia finita, ormai abbiamo praticamente vinto. È impossibile morire a sto punto. Viaggio di Antipod brutale. E addio. 744 e 90 punti tecnica. Questo qui è davvero una stanza per fare un bel po' di esperienza. E ottenere un paio di pozioni in più. Adios, no. Ok, di altro non c'è niente in questo posto. In questa città per fortuna ci sono molte cose da voler esplorare. Soprattutto pannelli di cura istantanea, quelli mi piacciono particolarmente. Ciao Masa! Regno dove i sogni diventano realtà. Sì, beh, effettivamente non è che tutto va esattamente liscio come l'olio qui. Tra poco scopriremo effettivamente com'è possibile che esista una città simile nel cielo, specie quando il pianeta è completamente distrutto. Il suono di vento è atmosferico, ma allo stesso tempo irritante. Datemi Corridors of Time, per favore. Oh, rieccola. Amo questa canzone. Eccoci qui nell'isolotto centrale. Non so se c'è un mezzo per raggiungere quell'altro lì in alto. O anche quello lì sotto. Se ci sono io non li ricordo. E intanto andiamo ad esplorare anche questo settore. Giusto per far vedere un po'. Ecco, qui c'è un ordine per i libri che apre una stanza segreta. Acqua, vento. E poi deve essere quello lì in alto, mi pare. Sì, commercio che ho tagliato perché non facevo vedere un accidente. Ed ecco qui la stanza segreta. Una bambolina. La pietra nera. Questo deve essere uno di quegli oggetti che vi permette di fare tattiche triple con una combinazione di personaggi in cui non c'è Crono. In genere Crono è l'unico che può fare tecniche triple, ma ci sono degli oggetti particolari in giro che vi permettono di fare anche con gli altri. Oddio, non so quanto è utile, sinceramente non le ho mai usate, anche perché Crono è un mio membro fisso, ma se volete. Il punto è che non so nemmeno se c'è qualcuno che abbia effettivamente mai tolto Crono dalla sua squadra, perché è così sgravo questo qui. Vedrete più avanti tra le mille e mille missioni secondarie che razza di equipaggiamento riusciamo a fare a quest'essere. Intanto andiamo all'aeroporto. Cambio di musica improvviso. Ed ecco qui uno dei migliori personaggi di tutto il gioco, signori. Vi presento Sir Dalton. È un completo idiota. Sbruffone pieno di sé. E totalmente sopra le righe, con questa cavolo di animazione quando ride. E mio Dio, vi fare tante di quelle risate, quell'uomo. E a quanto pare questo già vi fa capire dal suo dialogo che c'è qualcosa di losco qua sotto, perché a quanto pare siamo attesi. E senza contare quella musica abbastanza di tensione in sottofondo, ci fa praticamente pensare che
c'è qualcosa di losco che sta andando in questa sezione, senza contare poi le predizioni di quel bambino. Uno di voi sta per morire. E questo qui è il tema di Seal Kingdom, è un altro dei miei preferiti. Uno dei temi di tensione più belli che ci sia in questa saga. Scoperto punto sensibile dei numi. Pare che questo serva per fare dei colpi critici. Mi pare, non sono sicuro. È passato troppo tempo dall'ultima volta. Comunque è una cosa utile che vi serve, quindi usatela. Grattate un po' la schiena con lo stupido Nu. Ma andiamo a curiosare nelle stanze da letto. Qui niente. E ho sbagliato strada. Ciao Shala. Altro tema che amo questo. Shala e Janus. Ah, a quanto pare lui. Suo fratello e sorella. E a quanto pare c'è qualcosa che non va. Davvero molto che non va in questo posto. Mio Dio, sto tema è bellissimo. Mamma mia, meraviglioso. Ciao Janus, hai qualche altra predizione per noi? Chissà cos'è questa cosa chiamata il vento nero. Però intanto dirigiamoci alla stanza del trono, seguendo Shala in maniera altamente stealth. Lo sprite è familiare. Così come quella porta. Beh, questa sì che è altissima tecnologia. No, il nostro pendaglio non funziona. Ma non vi preoccupate, c'è un modo per potenziarcelo. Adesso prendiamo la stanza qui a destra, verso la Mammoth Machine, e disponiamo il ciondolo ai suoi raggi, come vedete. Questa è una macchina che praticamente serve a convogliare energia e, come scopriremo più avanti, è tipo molto importante per il piano che ha in mente il regno di Zial. Praticamente è il sostentamento di tutto il regno, quella macchina. Il regno, a quanto pare, è chiaramente malvagio, visto la musica molto sottile in sottofondo, ma lo stiamo per scoprire tra poco. Yeah! Magica porta aperta! E andiamo a intrufolarci nella sala del trono, giusto perché siamo dei grandissimi stronzi. Quello sprite familiare. Un profeta. Opporti a te. Noi veramente siamo appena arrivati, non sappiamo nemmeno chi sei. Ah, va bene. Wow, bel modo di accoglienza, Zial. Ed ecco qui uno dei boss preferiti di Dalton, a quanto pare, il Golem. Ora, questo boss può essere infame se lo attaccate con gli attacchi fisici. Continuate a switchare magie tra lui, che sia elettriche, che siano d'ombra, qualsiasi tipo, ma non fate mai attacchi fisici. Praticamente il Golem ha un'abilità che vi permette di copiare l'ultimo attacco che subisce, e nel caso lo colpite con un elemento, lui continuerà ad eseguire attacchi sempre di quell'elemento. Potete sfruttare questa cosa per praticamente farvi attaccare con attacchi di un elemento dal quale siete abbastanza protetti, ma io vi consiglio semplicemente di stare a switchare di continuo. Gli attacchi fisici ve li sconsiglio per due motivi. Ha due colpi fisici e fanno entrambi molto male. Uno è una palla di ferro che continuerà a dimezzarvi gli HP, un po' come Antima in Final Fantasy, un altro sono delle sfere che fanno un male della Madonna e combinate con la palla di ferro possono veramente disintegrarvi molto in fretta. E lui è molto veloce quando non è impegnato a fare il copione. Specialmente con gli attacchi fisici è molto rapido, quindi vi sconsiglio di ad attaccarlo fisicamente. Continuate a fare come sto facendo io e questa battaglia diventerà davvero molto easy, a patto che ovviamente siete in grado di reggere la sua forza d'attacco. Non è
completamente inutile, ma diciamo che una volta capito come funziona questa boss battle diventa veramente facile. Potete manipolarlo a vostro piacimento quanto volete. E questo è il boss il mostro preferito di Dalton, che significa che ce lo troveremo davanti ancora. E oh mio Dio, si diventerà sempre più patetico affrontare quest'essere. Tanto patetico che da un po' diventerebbe pure stancante. Anzi, sono già stanco. Ti va di morire, stupido coso fluttuante? Oh, mamma mia. Vedete, non riesce a fare niente perché è troppo impegnato a copiare la tecnica e a caricare un nuovo attacco. Sono abbastanza sicuro che è quello che sta facendo, perché la cadenza dei suoi attacchi rallenta tantissimo quando ho cominciato a colpirlo con altri elementi. Su, su. Come vedete, continuate a cambiare elementi, state attenti alle cure e... boom! Il golem sarà abbastanza facile da battere. Lungo? Quello sicuramente, ma facile. E qui le battaglie cominceranno davvero a diventare infinite, perché più si va avanti più i mostri cominciano ad avere sempre un macello di vita nella grandissima tradizione di Squaresoft. La Squaresoft piace mettere i mostri con tanta vita. Non so se avete mai giocato a Crisis Core, difficile. Quel gioco è stupidamente easy a normale, a meno che non fate determinate missioni secondarie, ma quando lo giocate ad eroico, oddio, i mostri ci mettono 12 anni a morire. Non... penso proprio che me lo rigiocherò mai. Andiamo su. Andiamo, non so più nemmeno più divertente, amico. Devo ancora capire la logica per cui fuoco e ghiaccio assieme creano l'ombra. Boh. Mi sembra più l'effetto che fuoco e ghiaccio assieme creano una bomba devastante. Che praticamente è un'atomica quell'attacco. Yeah. Dai, stando alla timeline ormai non dovrebbe reggere ancora molti colpi quest'essere. È davvero uno scifo assurdo di vita per quello che effettivamente vale poi questo boss. Come battaglia. E andiamo, muori, su. E finalmente. Questo è un attacco che a quanto pare è di Dalton, un gigantesco rutto a quanto pare. Mi pare che è in grado di mettere anche un sap agli HP, ve li fa scendere di continuo. Ma ormai se n'è andato. Ah, poverino. E ok, ora sei in grado di intrappolarci in una prigione piramidale tipo 5 secondi dopo che eravamo entrati, perché ci hai dato contro quel coso? E a quanto pare la... regina affetta da un grave caso di sadismo. Ah, grazie Shala. Vabbè, grazie Janus, perdonaci. I tre guru. A quanto pare siamo finiti nel mezzo di una situazione davvero agitata. E olè, siamo liberi. Ma tra l'altro questa non era la stanza della Mammoth Machine. Dove diavolo l'hanno portata? Salvate Melchiorre.
cosa? Quel Melchiorre? Vabbè, sarà un caso di omonimia. Ah, ciao, tizio incappucciato. Si può sapere tu chi sei, che cosa vuoi e soprattutto come facevi a sapere chi era che saremmo arrivati? Presunto profeta con una sospetta chioma blu e un sospetto mantello? Tanto qua ne vedo molti con questa cavolo di chioma blu. Vabbè, chi ha un po' di intuito penso che avrà capito chi si cela sotto quel maledetto cappuccio. E così siamo costretti a tornarcene indietro. Ritorniamo nella preistoria. E questo portale... ormai... sarà per sempre sigillato. Maledetti infami, che razza di magia hanno in sto posto? Addirittura bloccare i portali. E a quanto pare Shala è abbastanza in crisi per quello che sta succedendo. Ma ho idea che rivedremo questo posto a breve, ragazzi. E di nuovo nella preistoria, sul cratere di Lavos. Già, è una bella domanda. Sei convinta, Lucca? Beh, in effetti lì c'è qualcosa di molto strano. Magie scrause, ciondoli identici a quelli che avete voi, macchine che li potenziano in qualche modo strano. E adesso vediamo un piccolo indizio di qualcosa che in teoria dovremmo aver già visto nel futuro. Come vedete, porte come quelle ce ne sono già in giro. Abbiamo già viste da qualche parte. E quindi quello è un luogo chiave, in cui ci dovremo dirigere la prossima volta. E tecnicamente avreste dovuto già vederlo, ma vi spiegherò in dettaglio perché siamo già saltati lì. Intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.